Quindi onestamente questa cosa di Boscai mi puzza perché secondo me questo Hermoso, il Napoli, non è convinto di chiudere. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Toldarion e oggi, in questo 20 giugno, siamo qui riuniti per parlare di Napoli e delle ultime notizie di mercato, quelle un po' più, diciamo, succulenti. Ecco, prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione, mi raccomando, ragazzi, è totalmente gratuita e poi attivate anche la campanella. Ieri non è che c'erano tutte queste grandi notizie da commentare, ho fatto giusto un paio di post che avrete visto sicuramente ieri. Oggi però abbiamo qualche notizia più succulenta e voglio partire da Rafa Marin. Ecco, Rafa Marin, non Marin, mi avete corretto nei commenti e vi ringrazio per questo. Alla napoletana, ecco, Rafa Marin. Allora, perché voglio parlare di Rafa Marin? Allora, innanzitutto, ragazzi, l'altro ieri ho fatto un video su Rafa Marin, su che giocatore è e dove potrebbe collocarsi nel Napoli di Conte. Se ve lo siete perso, ve lo lascio nelle schede. Oggi voglio ritornare sull'argomento e chiuderlo definitivamente perché poi, tanto, settimana prossima, a quanto ci dicono, ci saranno le visite mediche e l'annuncio ufficiale. Voglio parlare un attimo della recompra. Perché, ragazzi, io penso, cioè, non ho mai visto una cosa del genere in vita mia, vi dico la verità. Manna, secondo me, ha fatto un capolavoro qui. Un capolavoro proprio incredibile con questa ricompra. E vi vado a spiegare. Allora, come tutti sapete, Rafa Marin è stato pagato circa 10 milioni, comprensivi di bonus. Qual è però il punto della questione? È che il Real Madrid voleva una ricompra. E questo già ci dovrebbe, diciamo, far stare tranquilli perché se il Real Madrid vuole la ricompra per un calciatore comunque di 22 anni, vuol dire che ci vede in questo calciatore un potenziale importante. Quindi se magari esplode nel Napoli, allora il Real se lo viene a comprare di nuovo e se lo porta a casa. La ricompra però è molto 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 interessante e a mio avviso è molto a vantaggio del Napoli. Perché? Allora, innanzitutto, la cosa interessante da dire è che questa ricompra varrà soltanto a partire dalla stagione 25-26, quindi la prossima estate il Real Madrid non potrà attivare la ricompra. Questa clausola verrà attivata alla fine della stagione 25-26, quindi tra due estati, e varrà 25 milioni. Quindi tra due estati, Rafa Marin è esploso, come era esploso Nathan, e quindi viene il Real Madrid e lo paga 25 milioni. L'anno dopo ancora, quindi alla fine della stagione 26-27, la ricompra sale a 35 milioni. Siamo di fronte comunque a una ricompra variabile. Più il tempo passa e più questa ricompra aumenta. Ma la cosa incredibile, ragazzi, è che questa ricompra può aumentare ulteriormente di valore. E come? Praticamente alla fine della stagione 24-25, quindi alla fine della stagione che inizierà, il Napoli potrà pagare ulteriori 10 milioni per Rafa Marin. Quindi 10 quest'estate, altri 10 la prossima estate. Il Napoli pagando questi ulteriori 10 milioni fa praticamente raddoppiare il valore della ricompra. Quindi alla fine della stagione 25-26, se tu paghi questi 10 milioni, allora la ricompra passa da 25 a 50. E stessa cosa alla stagione dopo, quindi 26-27. Pagando questi 10 milioni, la ricompra nella stagione 26-27 sale da 35 a 70. E questa, ragazzi, è una mossa geniale. È una mossa geniale che io penso verrà esercitata a prescindere. Se tu paghi questa ulteriore, diciamo, rata, tra virgolette, da 10 milioni, la ricompra sale da 25 a 50, quindi tu lo hai pagato 20 e lo vendi a 50, hai raddoppiato la plusvalenza. Ragazzi, questa è una mossa clamorosa che io non ho mai visto in vita mia, non solo a Napoli, ma in generale. Io non ricordo ricompre così variabili e che possono raddoppiare pagando un'ulteriore somma. Non l'ho mai visto in vita mia una roba del genere. È una novità assoluta anche per il Napoli, perché io non ricordo trattative dove c'è stata una ricompra in generale, ma con queste modalità mai visto. E quindi veramente qua, cioè, questo è un capolavoro per me, per quanto mi riguarda. Poi è ovvio, ragazzi, che questa ricompra non verrà esercitata a priori, cioè non è detto che il Real lo comprerà sicuramente tra 2 o 3 anni. Guardate per esempio Zirkzee.
Il Bayern c'aveva la recompra, però non la sta esercitando, quindi non è detto che succederà questo. Però tu nel dubbio, magari se sai che il Real lo vuole comprare, eserciti questa rata extra e quindi la recompra per loro raddoppierà. È un capolavoro questo di Manna. Veramente qui Manna si è superato. Abbiamo tra le mani un DS che sa il fatto suo. E vi dico la verità, cioè queste cose manco Giuntoli le faceva, cioè queste sono proprio cose clamorose, quindi veramente applauso a Manna perché ha fatto un qualcosa di clamoroso secondo me. E quindi chiudiamo l'argomento Rafa Marin, adesso aspettiamo le visite mediche che saranno tra una settimana, quindi settimana prossima arriverà senza troppi problemi. E qui ragazzi, altra piccola parentesi, Manna è stato ufficializzato il 29 maggio. Conte è stato ufficializzato una settimana dopo, quindi il 5 giugno, e praticamente il 20 giugno si è chiuso Rafa Marin. Cioè, tu in meno di un mese hai ufficializzato DS allenatore e hai preso il primo giocatore, col ritiro che parte l'11 luglio. Cioè, veramente un Napoli che paragonato all'anno scorso, ma anche agli anni passati, perché comunque il Napoli storicamente sul mercato è sempre stato, non dico lento, però si prendeva i suoi tempi, no? Prima dell'inizio del ritiro hai preso il difensore centrale e secondo me ne arriverà un altro, perché comunque la difesa è il ruolo che più necessita di interventi. Per l'inizio del ritiro di Di Maro, Conte avrà secondo me due difensori centrali su cui potrà lavorare insieme a Rachmani. E questo è molto importante, ragazzi, perché se tu hai la difesa a 3 già composta entro l'inizio del ritiro, l'allenatore ci può lavorare su e quindi l'intesa tra i tre difensori può già, diciamo, crearsi e può migliorare già subito. Quindi il Napoli si sta muovendo benissimo in un reparto che l'anno scorso, lo sappiamo bene, è stato il reparto più debole della squadra. Quindi veramente, bravi, bravi. Continuiamo così, mi raccomando. Detto questo, andiamo avanti. Allora, Hummels. Hummels è il nuovo nome che si è fatto in queste ultime ore. Lascerà il Borussia Dortmund tra una decina di giorni perché il suo contratto scade il 30 giugno e diventerà un parametro zero. Hummels, ragazzi, è un giocatore che a me personalmente non dispiacerebbe perché comunque, sì, 35 anni, vabbè, gli farai un contratto di un anno e se vedi che va bene magari ci metti un'opzione per rinnovare per un altro anno. Però è un giocatore, ragazzi, che ha tantissima esperienza, ha giocato partite pesanti, specialmente in Champions League, ha fatto una finale un mese fa. È un giocatore che ha alle spalle un sacco di partite, un sacco di momenti importanti, ha vinto trofei. Messo in una difesa come la nostra, potrebbero trarne beneficio un po' tutti quanti. Io sono, diciamo, per i giovani, ok? Per i calciatori giovani. Però ogni tanto mettere quei due o tre elementi, diciamo, di esperienza, secondo me fa bene perché i giovani possono trarre soltanto benefici, secondo me, da uno che comunque ha molti più anni di loro e ha comunque fatto più esperienze a livelli molto più importanti. Quindi io un Hummels me lo prenderei sempre. Dal punto di vista della filosofia societaria è un giocatore che è proprio agli antipodi di quello che cerca il Napoli, però comunque stiamo parlando di un contratto di un anno. Cioè, non c'è manco il pericolo, no, di tenertelo sul groppone che non riesci a rivenderlo. Lo fai in un anno. Se ti ha soddisfatto, lo rinnovi di un altro anno. Altrimenti, ciao, a parametro zero e se ne prendo un altro. Cioè, non vedo problemi sotto questo aspetto. Il problema, secondo me, è dal punto di vista tattico e della disposizione in campo. In che senso? Hummels, ragazzi, è un giocatore che ormai non è più giovane. No, 35 anni e quindi tu non puoi metterlo a fare il braccetto, soffrirebbe in una maniera incredibile. Lo puoi mettere, secondo me, soltanto centrale, il centrale della difesa a 3. Tu hai preso Rafa Marin e c'hai in trattativa Buongiorno, che secondo me alla fine arriverà perché Buongiorno, secondo me, è quel nome che il Napoli ha individuato anche in ottica prospettiva. Hummels, se tu lo prendi, cioè lui viene per fare il titolare. Secondo me non viene per fare la prima riserva, non viene per fare il comprimario. Se sta bene, gioca. Secondo me è un nome che potrebbe andare a cozzare con Buongiorno. E quindi io dico che questo nome non verrà preso perché se tu lo prendi lo devi far giocare. E non ha senso prendere Hummels e Buongiorno e poi fai giocare Hummels e Buongiorno in panchina. Quindi
Quindi, secondo me, questo nome di Hummels sì, mi piacerebbe tanto, ma è un nome che va a contrapporsi con Buongiorno, secondo me, quindi alla fine non credo che verrà. Discorso analogo anche per l'altro nome che è stato fatto in difesa. Oggi parliamo esclusivamente della difesa. E questo nome, ragazzi, è Olivier Boscagli. Stavolta la pronuncia penso sia buona perché sono andato a recuperarmi un'intervista al PSV. Olivier Boscagli è innanzitutto un monegasco, quindi è del Principato di Monaco, è conterraneo di Charles Leclerc e 26enne, quindi nel pieno, diciamo, della sua carriera. È ancora un giocatore, diciamo, futuribile. Qual è il problema però, ragazzi? È che lui è un difensore che nella difesa a 3 secondo me lo puoi mettere braccetto sinistro. Perché se voi andate a vedere la heatmap del giocatore al PSV, cioè guardate, è un braccetto sinistro a tutti gli effetti, addirittura un braccetto sinistro che si spinge nella metà campo avversaria. È un giocatore anche un pochino costoso perché comunque ha un cartellino da 27 milioni e gioca in un club che gioca la Champions League, però la cosa interessante è che c'ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e ha un anno dalla scadenza e non si sta parlando di rinnovo. Quindi potresti provare a prenderlo anche a un po' di meno, però la cosa principale secondo me da dire è che Boscagli esclude Hermoso. Vi siete resi conto di una cosa? Allora, Rafa Marin ci hanno messo 3 giorni, esagerando, a chiudere. Ok, quindi il Napoli quando vuole chiudere ci mette poco. Mario Hermoso, diciamo che è stato uno dei primi, è stato forse il primo nome che è stato fatto nel mercato del Napoli. Comunque è da settimane che si sta parlando di Hermoso e la trattativa non si sta chiudendo. È un parametro zero però che ha uno stipendio importante perché l'Atletico prendeva un bel po' di soldi e lui non ha rinnovato perché voleva più soldi per rinnovare. Devi dare qualcosa in più a livello di commissioni. Lo stipendio è un po' più alto, quindi mi puzza tanto di Napoli che non è convinto di prendere Hermoso perché economicamente forse non è convinto. Poi stiamo parlando anche di un giocatore 29enne. Se posso essere onesto, ragazzi, io se devo scegliere tra Hermoso e Boscagli, mi vado a prendere Boscagli. È un giocatore molto molto interessante perché lui è un braccetto sinistro, ma ha delle qualità molto 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 importanti. C'ha una tecnica di base molto importante. È un mix, diciamo, tra un difensore e un terzino di spinta. C'ha le caratteristiche del difensore centrale, quindi c'ha la lettura dell'azione, c'ha posizionamento difensivo, è abile nelle marcature. E poi c'ha le caratteristiche anche del terzino, quindi sa spingersi in avanti, è uno che sa impostare. Io, onestamente, tra i due mi vado a prendere Boscagli. Che mi sembra anche un po' più talentuoso, vi dico la verità. Poi il cartellino, secondo me, non è un problema perché tu comunque la disponibilità economica ce l'hai e poi contratto in scadenza 2025 lo puoi andare a prendere un po' di meno. Quindi, onestamente, questa cosa di Boscai mi puzza perché secondo me questo Hermoso il Napoli non è convinto di chiudere. Poi, oh, magari domani o magari dopo un minuto che uscirà questo video uscirà la notizia che è stato chiuso Hermoso, va benissimo, però ci stanno mettendo più tempo del previsto a chiudere Hermoso, quindi non lo so, sta cosa mi fa pensare un pochettino. Quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like, mi raccomando, per il video se vi è piaciuto e iscrivetevi che è totalmente gratis. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo. Ah, ci vediamo stasera, sì, perché stasera c'è la partita, c'è Spagna-Italia. Oggi secondo me ci sarà una bella partita divertente perché giocano due squadre che hanno una mentalità offensiva, quindi secondo me stasera ci divertiremo. E niente, noi ci vediamo stasera e sempre e comunque, Forza Napoli!